One Podcast. Oggi puntata speciale di Miti, un paio di sabati fa abbiamo avuto ospiti gli amici di Doi, quindi avendo oggi un altro ospite vogliamo continuare sulla scia del cibo, però diciamo visto da un'altra prospettiva, ecco. Io sono Francesco Martinetti. Io sono Emilio Silvestri. E questo è Miti da sfatare. Oggi vi raccontiamo perché non è vero che durante i banchetti gli antichi romani vomitavano pur di continuare a mangiare. Ospite di oggi il buon Giampiero Kesten di Cose Molto Umane. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Ciao Giampiero. Allora, c'è un motivo se abbiamo scelto questo mito, è perché fa parte di un elenco di miti che hai trattato in una puntata che si chiama proprio Miti storici da sfatare. Okay. Non so come prendere il fatto che abbiate scelto di invitarmi proprio per parlare di vomito, tra l'altro. Però vabbè, questo lasciamo perdere. Oh. Però c'è un motivo. C'è un motivo perché io cercando ogni tanto su Google, cioè io Google il nostro podcast e cerco se effettivamente ci sono delle recensioni, qualcuno che dice non so vi amo, cioè, però ogni volta che scrivo miti da sfatare podcast sperando in qualche articolo, così c'è la puntata tua miti storici da sfatare, quindi la sono ascoltata tipo 10 volte e in effetti ci sono dei miti che non abbiamo trattato, tra cui questo dei romani che vomitavano dopo aver mangiato, che non è vero, in realtà oddio ahimè dipende, poi comunque è un'immagine comunque divertente. Il problema è che esisteva un luogo che si chiamava Vomitorium e questo probabilmente ha dato luogo a tutta una serie di malintesi nella storia, che comunque se ci fate caso però è curioso, nel senso che il fatto che ci fosse un luogo che si chiama Vomitorium e pensare che alla fine del pasto i romani si alzassero tutti e magari attraversassero la città per andare in quel posto lì già non ha senso. E io però me la immaginavo in un altro modo, cioè che ci fosse un luogo, una stanza tipo nella casa dove banchettavi adibita, cioè al non vomito. Una sorta di mappa dei vomitori più vicini. Sì. Ma il vomitorium però che cos'era? Ma guarda, in realtà non c'entra una mazza, è semplicemente la parola che ci assomiglia, perché vomere vuol dire uscire, lasciare uscire, scaturire, ok? Esattamente come nell'altro caso, però in questo caso si parla di persone intere, vive, non digerite, una porta, un'entrata, un'uscita, una grande uscita, il vomitorium. Quindi sono meno disgustosi di quello che pensavamo, cioè alla fine è tutto normalissimo, uscivano dalle porte, basta. Una cosa abbastanza normale. Facevano un sacco di altre schifezze probabilmente i romani. Sì, tipo so che il rutto era considerato un grande segno di apprezzamento dei banchetti, cose così. Questo non te lo so dire, però so qualcosa invece di come veniva utilizzata l'urina, ma non so se è il caso. A questo punto, lanci il sasso e ti dietro la mano. Beh, l'urina era considerata molto preziosa perché in effetti assolveva tutta una serie di funzioni anche igieniche, però non è che usavi solamente la tua, cioè si prendeva l'urina. Cioè, è un bene comune. Noi abbiamo l'acqua oggi. No, ma infatti noi tra l'altro avevamo fatto anche una puntata in cui dicevamo il falso mito della pipì che disinfetta sulle punture di Medusa. Ah, sì, l'ho fatto anch'io, sì. No. Che non funziona. No, rimane un kink che noi non giudichiamo, ma non serve per le meduse, serve ad altre cose quando hai gusti particolari. Ok, perfetto. Quindi in generale possiamo dire che vomitorium non esiste come luogo se non come parte, diciamo, di un anfiteatro. Sì, esatto. Okay. Quello che sarebbe stato un palazzetto dello sport che ha bisogno di un'uscita grande per far uscire le persone. Io avevo però letto che c'era un micro fondo di verità, che poi alla fine è quello che contraddistingue un mito da sfatare, cioè che effettivamente alcuni autori romani avevano alluso, comunque avevano scritto che c'erano degli imperatori o comunque dei ricchi signori potenti che effettivamente per qualche motivo vomitavano dopo aver mangiato volontariamente. Beh, d'altra parte credo che, voglio dire, da quando esiste l'essere umano esistono anche tutta una serie di comportamenti anche patologici, come effettivamente è poi in questo caso la bulimia, e per cui è possibilissimo che esistesse, non che fosse un'usanza di un intero popolo, anche perché ovviamente è un'attività abbastanza pericolosa. Quello sicuramente. Quello, sì. E invece come origine, cioè nel senso, noi da quand'è che pensiamo che effettivamente i romani abbiano adottato questo comportamento? Cioè, mi sembra che sia anche tra l'altro una cosa abbastanza recente. Guarda, da un punto di vista storico non te lo so dire, te lo so dire nella storia individuale. Okay. Io me l'hanno detto a scuola. Certo. Mi è stato insegnato sbagliato come un sacco di altre cose. Sì. Però dal punto di vista storico, ovviamente no, era questa la domanda, non te lo so dire. Penso che comunque in generale ci sia magari qualche, sai, come succede spesso, qualche libro specifico. Esatto. A cavallo generalmente tra l'800 e il 900, sempre di un autore americano o inglese o comunque
comunque anglofono, che pensa di saper riassumere i nostri grandissimi, le nostre grandissime abitudini come popolo, e quindi da lì poi si, certo, si propaga. E poi chiaramente tutto quello che concerne anche la parte di cartoni animati, film, comunque produzioni hollywoodiane di solito, dove viene magari fatto un micro riferimento, ma avendolo visto tutti quanti alla fine siamo concordi nell'avere un, sì, in mente un'immagine che in realtà non, sì, è, sì, mai, sì, esistita, sì. I cartoni animati sono un'iniezione di nozioni spesso sbagliate nell'immaginario collettivo, quindi questo direi, sì, che, sì, che è perfetto. E quindi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che gli antichi romani vomitavano pur di continuare a mangiare, ma oggi invece sì. Perfetto, grazie mille, noi torniamo domani con un altro mito da sfatare. Ciao. Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.